Si profila un clamoroso ritorno al passato per quanto riguarda la viabilità a Vigevano. Nelle scorse ore si è tenuta una nuova riunione fra le categorie produttive e l'amministrazione, durante la quale è stata posta sul tavolo una proposta che fino ad oggi la Giunta aveva respinto con tutte le forze: riportare il tutto a come era prima della chiusura del cavalcavia, gettando così nel cestino i vari sensi unici, muretti e semafori lampeggianti. La grande novità è che stavolta l'amministrazione si è mostrata possibilista. Abbiamo abbiamo ascoltato le loro richieste su quanto riguarda le modifiche viabilistiche della strada. Abbiamo valutato intanto, diciamo così, gli interventi correttivi applicati settimana scorsa e abbiamo deciso in maniera congiunta che adesso invieranno a noi una richiesta, quindi da parte delle varie categorie presenti in questo tavolo, di modifiche alla viabilità. Attendiamo adesso questo documento, che sarà da loro firmato, per poi procedere nel caso alle variazioni viabilistiche. Nel documento che Ascom, Confartigianato e Vigevano in vetrina andranno a preparare ci sarà una richiesta molto semplice: riportare tutto a come era 6 mesi fa. Abbiamo valutato attentamente tutte le criticità, abbiamo ascoltato l'amministrazione comunale e secondo noi la proposta migliore che poteva essere portata su questo tavolo era quella di riportare tutta la viabilità come era prima della chiusura del cavalcavia. Quindi ritornare indietro rispetto a 6 mesi fa. Cosa accadrà quindi adesso? Dalla Giunta non ci si sbottona. Apertura alla proposta di retromarcia totale, anche se gli assessori si trincerano dietro i pareri dei tecnici. Prima del sì definitivo al ritorno al passato, quindi, il provvedimento passerà al vaglio degli stessi esperti che progettarono la tanto contestata rivoluzione viabilistica della scorsa primavera. Abbiamo analizzato quello che è successo in questi mesi, cosa andava bene e cosa non andava bene. Stiamo aspettando un documento sottoscritto dalle categorie per poter accoglierlo e eventualmente valutarlo coi tecnici nelle fattibilità.